Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana a partire da lunedì 27 febbraio a lunedì 6 marzo 2023. Suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Ok, quindi durante la preghiera, ora faremo una preghiera di protezione con l'Arcangelo Michele, vi chiedo di chiedere al vostro sacro cuore, ai vostri angeli, all'Arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi e per il vostro massimo bene. Ok? Utilizzeremo le carte di Maria, le carte delle fate, le carte dell'Arcangelo Michele. Iniziamo con la preghiera. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore seguono la lettura angelica. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste. E tutti gli esseri di luce e di amore puro che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele stanno partecipando in questa lettura angelica. Vi chiedo di liberarci dall'ego, dalla paura. Vi chiedo di elevare la nostra energia, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, di radicare la nostra energia e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida ed assistenza. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie, Maria Regina Celeste, grazie all'intera coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Gruppo A. La carta è caduta, Gesù. Ok. Gruppo B, pregare. Gruppo C, fede. Ora vediamo un attimino. Le carte delle fate, cosa ci vogliono dire? Gruppo A, manifestazione. Gruppo B, moderazione. Interessante. Gruppo C, celebrazione. Interessante. Tutte frasi che finiscono con ione, zione. Moderazione, manifestazione, celebrazione. Curioso. Ok, vediamo un po'. Le carte dell'Arcangelo Michele, gruppo A. Abbiamo perdona te stesso, non hai fatto niente di male. Bene. Ok. Gruppo B, innocenza. Interessante. Gruppo C. Abbiamo credi e fidati. Ok, iniziamo la nostra lettura angelica. Gruppo A, Gesù. Allora, la figura di Gesù è una figura che è molto vicina a te. Gesù ti sta parlando, Gesù ti sta guidando, Gesù ti sta dicendo che meriti di ricevere, che meriti di desiderare e di chiedere, ok? Chiedere
a Gesù, agli angeli, all'arcangelo Michele di aiutarti in questa situazione lavorativa, nelle relazioni, nel raggiungere i tuoi obiettivi, diciamo, per manifestare l'abbondanza. Hai bisogno di credere che Gesù vuole il tuo bene, vuole la tua abbondanza, assolutamente. Non devi credere che Gesù, vuole limitarti in qualche modo. Ci sono dei voti di povertà e dei voti di limitazione all'abbondanza che devi sciogliere, dicono gli angeli. Per fare questo devi pregare Gesù, l'Arcangelo Michele e lavorare sullo scioglimento dei voti, ok? Dei voti che ti stanno impedendo di raggiungere questi tuoi sogni. Il perdono è alla base, il perdono è anche fondamentale per lo scioglimento dei conflitti, per lo scioglimento di tutto ciò che ti sta creando risentimento, ansia, rabbia, paura. Perdona te stesso, perdona te stesso, non hai fatto niente di male. Perdona il mondo esterno, perché è un riflesso del tuo interno e guarendo te stesso, guarendo, riallineando la tua energia e aprendoti così all'abbondanza, riuscirai a manifestare assolutamente con l'aiuto anche di Gesù e degli angeli tutto ciò che stai chiedendo nelle tue preghiere. Quindi ci vuole perdono, scioglimento dei voti, preghiera e manifestazione. Va bene? Quindi devi essere molto chiaro su quello che speri di manifestare, ok? Ora scrivi in un foglio di carta, scrivi in un foglio di carta quello che desideri. Questo è il primo step nella direzione giusta, va bene? Ok, ora passiamo al gruppo B. Abbiamo preghiera, pregare, pregare in questa situazione, pregare di più, entrare in connessione con la tua anima, con i tuoi angeli, con Gesù, con Maria, con l'Arcangelo Michele. Hai bisogno proprio di fare una chiacchierata con loro, come che fossero i tuoi migliori amici. Apri il tuo cuore, chiedi esattamente dal profondo del tuo cuore cosa desideri. Cosa vuoi raggiungere, di che cosa hai bisogno veramente, va bene? Ok, dal punto di vista dell'alimentazione, qua c'è un invito alla moderazione, magari stai soffrendo un po' di fame nervosa, magari stai mangiando dei cibi con degli additivi, stiamo attenti anche in quello che mangiamo. Abbiamo visto che in Europa adesso c'è stata anche l'introduzione, voglio dire, degli insetti, non è molto. Non è molto allineato all'amore tutto questo, quindi stai attenta, cerca di privilegiare dei cibi biologici, dei cibi vegetali, cerca di nutrirti con amore di cibi della terra, cibi che la madre terra ci ha donato, va bene? Ok, e abbi dei pensieri positivi nella direzione dei tuoi obiettivi. Diciamo che per poter manifestare i tuoi sogni, per poter manifestare i tuoi desideri, è importante avere pensieri positivi, è importante elevare le tue vibrazioni e frequenze anche con un'alimentazione sana, ed è importante che anche tu perdoni te stesso, perdoni te stessa, nel senso che anima infinita, sei un'anima pura. C'è molta innocenza nella tua anima, c'è molta purezza. Non buttarti nel cibo, non, cioè nutri il tuo corpo con consapevolezza, va bene? Amati di più, fai le affermazioni positive, guardati allo specchio, manda amore alle tue cellule, manda amore a questa situazione. Questa carta potrebbe anche voler dire che la persona per la quale hai posto la domanda, assolutamente una persona innocente, una persona pura, una persona allineata all'amore. Bene, la lettura del gruppo B l'abbiamo appena conclusa, abbiamo il gruppo C, c'è bisogno di fede in Gesù, in Maria, negli angeli, ok, negli esseri di luce che ti stanno accompagnando in questo momento, in questo mondo così caotico, in questo mondo dove è il mondo, è il periodo, diciamo, è un'epoca di informazione. La troppa informazione alle volte ti distoglie da quello che sono, quelli che sono i tuoi principi del tuo sacro cuore. Ricordati che non vuol dire che una persona che è influente ha più conoscenze,
conoscenza, della verità. La verità puoi trovarla anche nell'ultimo arrivato, dalla persona più umile in assoluto. Tu puoi, attraverso la sua voce, attraverso il suo messaggio, puoi trovare messaggi di grandi verità. Quindi impara a riconoscere la verità, impara a riconoscere il discernimento, dicono gli angeli, va bene? Assolutamente, ci sarà la conclusione di una situazione e ci sarà un esito favorevole e ci sarà celebrazione, va bene? Quindi celebra insieme ai tuoi angeli i tuoi successi, ok? Vai e divertiti un po', svagati, vai nella natura a fare delle passeggiate, vai a ballare, metti della musica in casa, canta, balla, goditi, la vita e sii grato per quello che hai, ok? Poi questa carta dice anche di credere e di fidarti, quindi credi in te stesso, credi in te stessa, tutto andrà nella direzione giusta, assolutamente ci sarà un esito positivo nella manifestazione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, andrà tutto bene, ci saranno veramente lune nuove, quindi veramente una grande energia di manifestazione per te. Approfitta di questa energia così potente di questa settimana, allinea le tue intenzioni, parole ed azioni nella direzione dei tuoi sogni e tutto andrà bene per il verso giusto. Bene, anime meravigliose, io ho finito la lettura per questa settimana. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare la lettura con le carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele. Mi occupo di facilitare l'Logos Healing, una modalità molto potente che si avvale del potere della parola per sciogliere i blocchi, le paure, i sistemi di credenze consci, subconsci ed inconsci che vi stanno impedendo di manifestare i vostri sogni ed obiettivi ed aiutarvi anche a riprogrammare la vostra mente per avere un mindset in allineamento con i vostri goal, ok? Naturalmente sia spirituali che personali. In più volevo ricordarvi che mi occupo anche di facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone, di persona se siete all'alghero, a distanza, se siete dall'altra parte d'Italia o dall'altra parte del mondo, facilito anche la connessione al sé superiore. Ma per fare questo è importante la presenza, quindi dovete venire da me ad Alghero, va bene? È molto potente, vi aiuta a riconnettervi con la vostra vera natura di anima infinita. Volevo anche ricordarvi che il nuovo percorso di coaching per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce da casa sarà la prossima classe, inizieremo il 31 di marzo, venerdì 31 marzo, una classe di massimo 10 partecipanti. Se anche tu vuoi imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce, imparare Logos Healing, imparare a facilitare la guarigione su te stesso, sugli altri, avere una formazione completa al 100%, allora investi in questo percorso di 9 settimane che può veramente migliorare le tue competenze, completare la tua formazione e chissà, magari cambiare la tua vita proprio come è cambiata per me. Bene, anime meravigliose, io vi saluto, benedizioni infinite, vi auguro una settimana meravigliosa di manifestazione. Un bacione a tutti, a presto, ciao.